Cari amici, cari amici, buonasera, eccoci qui con un'altra puntata della nostra rubrica di libri, una rubrica che io amo moltissimo perché sono una grande amante dei libri come lo è Anna Tamburini Torre che ha avuto l'idea di questa rubrica che poi abbiamo elaborato insieme. Allora oggi facciamo una puntata speciale perché tra due giorni è l'8 marzo ed è la giornata della donna, però noi andiamo in onda non di lunedì, 8 marzo, questa volta è di lunedì, andiamo in onda di sabato e quindi anticipiamo mentalmente e eh, nel cuore questa giornata di omaggio alla donna. E veramente con grande piacere vi mostro un po' di libri eh, recenti e meno recenti, alcuni attualissimi, che sono usciti sulle donne. Sono tutti libri che riguardano grandi donne del passato. Infatti, il titolo di questa puntata è Grandi donne della storia donne che si sono fatte valere moltissimo nella storia o per tanti motivi, o per famiglia, o per matrimonio, o per cultura, o per loro meriti, perché sono state dei grandi politici, insomma, donne particolari che hanno lasciato una traccia e che tutt'ora le si ricorda moltissimo. Allora io comincerei con questo libro che è appena uscito, uscito da pochissimo, di Alessandra Necci che si chiama al cuore dell'impero ed è uscito veramente da poco con eh, Marsilio, Marsiglio. Allora, questo libro è anche molto centrato nella storia perché nel cuore dell'impero tratta di Napoleone e le sue donne. Napoleone ha avuto molte donne, quest'anno eh, è una ricorrenza: il 5 maggio, il 5 maggio del 1821, sono 200 anni. Da quando dalla morte di Napoleone, quindi eh, merita senz'altro di ricordare questo grandissimo condottiero, grandissimo guerriero, grandissimo, grandissimo tutto come è stato lui, chi l'ha amato, chi, chi, no, chi, no, chi non l'ha amato, però grandissimo lo è certamente stato e grandi sono stati anche i suoi amori, quindi in questo libro si parla delle sue donne, non soltanto degli amori nel senso dell'innamoramento, ma anche delle donne della sua famiglia, comincia infatti la storia del, con, la, con la mamma, con la mamma che è stata una gran donna e che ha portato avanti tutta la famiglia, che ha moltissimi figli e li ha portati avanti tutti con grandissimo coraggio e grandissima... perché non ha avuto certamente una vita facile. Quindi qua si parla del mamma, di lui, grande donna, poi si parla delle sue sorelle, una delle quali è la famosissima... Paolina Borghese, Paolina Bonaparte che aveva sposato il principe Borghese, Elisa Biciocchi, parecchie sorelle ha avuto. E poi si, è parlato, si parla anche delle donne che lui ha amato, a cominciare da quella che è stata la sua prima moglie, Giuseppina, che è stata la donna che lui ha certamente amato di più. Eh, Giuseppina Bournet era vedova di questo Bournet, aveva già due figli, lui è un po' più grande di lui, 6-7 anni più di lui, donna, una creola, donna affascinantissima, che lui, da cui fu innamorato perdutamente, che riuscì a sposare, lei ampiamente gli fece le corna, ma proprio in maniera veramente plateale, donna affasc molto affascinante e molto simpatica anche mi sono occupata anche abbastanza di lei, eh, però poi diventò una moglie fedele, lo, lo amò molto e soffrì moltissimo quando lui eh, dovette separarsi perché in mancanza di figli dovete, dovete chiedere il divorzio e sposò poi Maria Luisa d'Austria. Maria Luisa d'Austria che era la figlia dell'imperatore d'Austria e questa fu la parte difficile, difficile della sua vita, che, che poi c'è stato il declino e così via. Eh, poi si parla anche di una, di una donna che è meno conosciuta, e che fu un amore romantico, un amore dolce per Napoleone, cioè Maria Valeska. Maria Valesca è stata una, una nobile polacca che lo conobbe periodo per motivi bellici, perché Napoleone era in Polonia, a Varsavia per i problemi politici della, della Polonia, per l'unificazione della Polonia, e fu stata l'unica che lo ha amato come uomo. Eh, non come comandante, non come imperatore, non come guerriero, l'ha amato come uomo e gli è stata vicino, gli diede anche un figlio, gli diede un figlio che questa è una storia poco nota, un figlio eh, Alessandro che Napoleone non poteva riconoscere, fu battezzato con Valesca, con il nome del marito di lei, lei fra l'altro aveva sposato un uomo, le avevano fatto sposare un uomo che aveva ben 52 anni più di lei. Quindi, non, certamente, non un matrimonio d'amore. Quando lei conobbe Napoleone, aveva appena vent'anni, si era sposata da poco, aveva un bambino e per Napoleone, fu, per lei, fu il grandissimo amore. Quindi, c'è anche una storia romantica e non soltanto una storia politica con riferimento a lui. Quindi, questo libro veramente ben fatto di Alessandra Necci, quindi Al cuore dell'impero. Le donne di Napoleone. Quest'anno vale la pena di ricordarlo proprio per l'anniversario della, della sua morte. Poi ho qui un altro, che anche questo io, fa parte dei miei libri, che mi è piaciuto molto, Le donne di casa medici. Le donne di casa medici, questo è di Marcello Vannucci ed è eh, un libro della Newton e racconta le vicende di tutte le donne che sono uscite dalla famiglia Medici. Sono tantissime, non sto a elencarvele tutte, ma vi, vi assicuro che anche questa è una lettura molto interessante. La famiglia Medici è stata una famiglia di grandissimo potere, di grandissimo interesse per la politica italiana, anche, anche politica internazionale. Una, Caterina dei Medici è stata regina di Francia e anche una Maria dei Medici successivamente è stata regina di Francia. Quindi la, la vicenda della famiglia Medici sono state... Coinvolte con la grande politica dell'epoca sia italiana che europea. E quindi anche questo libro poi è pieno anche questo di, di vicende, di, di avventure, di amori, di gossip, di matrimoni combinati, di matrimoni scombinati. quindi Un libro molto avventuroso che racconta appunto questa, questa, situ, questa situazione. Che questo ve lo consiglio, un bel libro, Marcello Vannucci: Le donne di Casa Medici, un libro che racconta appunto. Eh, tutta l'epopea della famiglia Medici viste attraverso le, le donne che, o nate Medici o sposate da un Medici. Per esempio c'è Clarice Orsini, che era di, della famiglia Orsini di Roma, che sposò il, famosissimo, il più famoso dei Medici, Lorenzo dei Medici. E quindi c'è anche lei. Poi ho qui tre libri, tre libri che raccontano una, una donna sola, come questo che a me piace moltissimo, di Stefan Zweig, il grande scrittore. Il grande scrittore tedesco Stefan Zweig, che ha dedicato una monografia a Maria Antonietta, credo che sia la migliore eh, monografia che sia uscita, almeno tra quelle che conosco io. È un bellissimo libro, racconta la storia di questa regina, ne fa anche la psicologia, le vicende storiche. Questa regina sfortunata, sapete tutti che sposò Luigi XVI di Francia, giovanissima, proprio una, quasi una bambina, sembrava un grandissimo matrimonio, e poi sappiamo tutti come è andato a finire. Lei diede il suo contributo di colpa in questo senso perché almeno nella prima parte della sua vita fu molto, molto spendacciona, molto leggera. D'altra parte era, era una principessa Asburgo, quindi eh, era convinta, fra l'altro, che il re fosse re per diritto divino. Poi dovete cambiare, perché alla fine, quando ci fu la rivoluzione, il periodo in cui lei fu imprigionata, quando il marito fu decapitato, poi dopo un anno anche lei. Eh, tenne un atteggiamento molto molto dignitoso e quasi racconta anche brevemente anche di un suo amore, ma questo ve ne parlerò magari più avanti, qui se ne, ne fa appena un cenno. Comunque, un ottimo libro, questo su Maria Antonietta, se qualcuno fosse interessato a. Una donna che, appunto, ebbe questi diritti di nascita, ma poi seppe fece degli errori, ma seppe poi riscattarsi, tant'è vero che alla fine, come dicevo prima è stata molto apprezzata per il suo atteggiamento molto più coraggioso di quello del marito, indubbiamente. Poi un'altra grande donna Lucrezia Borgia, Lucrezia Borgia, questa qui eh, è un personaggio eh, veramente inquietante, anche di lei c'è un anniversario perché l'anno scorso erano i 500 anni della morte. Lucrezia Borgia e fra l'altro la sua leggenda nera è stata ampiamente sfatata. Eh, Quest'anno sono state pubblicate. Le ho in un libro di là, non l'ho preso qua, ma insomma è un libro che è stato distribuito solo in un numero limitato di esemplari tra i membri di un club, eccetera. Sono state pubblicate tutte le sue lettere. Che sono, io sono a Modena, le lettere sono state custodite all'archivio di Modena, perché lei è stata duchessa di, di Ferrara e di Modena, quindi l'archivio di Modena ha conservato le sue lettere. E queste lettere consentono di rivalutarla molto, di. Eh, di liberarla appunto da questa leggenda nera della famiglia, eh, il Papa Borgia, il fratello Cesare Borgia, tutte queste vicende interessantissime, ma insomma molto, molto complesse. E lei fu una pedina nelle mani del padre per fino a da giovanissima, lui la fece sposare due volte. Una volta il marito, il matrimonio fu annullato perché il padre voleva averla libera per un altro matrimonio, il secondo marito addirittura fu ucciso dalla famiglia perché lei doveva essere ancora libera e lei a un certo punto fa un gesto di grande coraggio e di indipendenza e decide lei che sposerà Alfonso d'Este, figlio del duca di, di Ferrara. Grande famiglia questa degli, degli Astensi. E lei chiede di sposare questo, questo, questo principe che era rimasto vedovo, che era libero. La, la richiesta fu accolta da parte di lei, insomma fu accolta con una certa titubanza, ma poi eh, autorevolmente eh, proposta dal Papa, dal Papa Borgia, Alessandro VI, il matrimonio fu fatto e lei visse eh, come regina, diciamo così, duchessa di Ferrara gli ultimi vent'anni della sua vita. Visse pochissimo, 40 anni, quindi due vite: la prima fino a 20 anni. A 20 anni era già vedova e con un, con un matrimonio sciolto alle spalle e un bambino. A 20 anni decide che lei sposerà eh, l'estense Alfonso. Questo matrimonio avviene: fu un matrimonio anche felice. Eh, di lei a Ferrara hanno sempre avuto un ottimo ricordo, ebbe moltissimi figli. Morì a 40 anni e poi di parto, come, però eh, fu un'ottima dominante, un'ottima principessa per, per, eh, per Ferrara, di cui si conservò veramente un buonissimo ricordo. Quindi questo libro qua consente di eh, avere un ritratto più preciso di lei, libero da tutte queste leggende. Quindi è una donna da rivalutare veramente. E qui poi ho un altro libro ancora di... Anna Maria Partini, che è una ricercatrice di Roma, che è una mia, mia cara amica, una signora di una certa età, ma sempre attivissima, che fa ricerche d'archivio, e lei questo libro su Cristina di Svezia, questo delle edizioni mediterranee, Cristina di Svezia e il suo Cenacolo alchemico. Eh, Cristina, se lo dico in, po poche, in pochi minuti, Cristina fu eh, regina di Svezia per nascita, eh, figlia del grande Gustavo di Svezia, che morì prestissimo, quindi lei praticamente a tre anni era designata per essere regina. Ci furono dei reggenti, tra cui la madre, figlia unica, poi diventò regina e poi a un certo punto si convertì al cattolicesimo, anche questa c'è una lunga storia alle spalle, si convertì al cattolicesimo e come tale, come cattolica, non poteva più essere regina in un paese protestante. Io credo che la sua conversione sia stata anche dovuta al desiderio di non essere più regina, voleva essere libera. E quindi si trasferì a Roma e questo fu un grandissimo successo per il Papa, il fatto che questa regina famosissima, coltissima, eh, celebre in tutta Europa per la sua regia, per la sua cultura, per le sue intraprendenze, per tutte le qualità altissime che aveva, eh, che, va, che, si che si converte al Cattolicesimo e sceglie Roma, come sua residenza. Quindi lei va a Roma accolta come Gesù bambino dal Papa, da tutti i nobili e fa a Roma la sua, era chiamata la regina di Roma. Non era regina effettivamente, però era il personaggio più importante di, della Roma di, di quell'epoca. Ed era, qua si parla appunto, Anna Maria Partini ha curato l'aspetto alchemico, che lei fu sempre molto interessata all'esoterismo e a Roma aveva creato un circolo alchemico cui si occupavano di alchimia, si occupavano di tradizioni, si occupavano di esoterismo. Aveva un circolo che faceva capo a lei, eh, aveva una, nella sua casa, nel suo palazzo, anzi, mica casa, un grande palazzo, aveva creato anche un laboratorio alchemico dove tentare la famosa trasmutazione del metallo in oro, che è poi un fatto simbolico più che altro. E quindi eh, c'è questo ricordo di Maria Cristina, ha ricostruito tutto con i documenti dell'epoca eh, l'interesse di Maria Cristina per eh, l'esoterismo e, e l'alchimia in particolare. Quindi è un libro molto curioso, molto, eh, che vale la pena di essere, questo si trova facilmente come tutti quelli che ho citato, questo è delle edizioni eh, mediterranee. E poi farò anche riferimento a due libri miei, io mi sono occupata mi sono occupata sempre molto volentieri di biografie femminili e ho fatto due libri molto recenti, uno uscito l'anno scorso e uno uscito da pochi giorni. Questo, questo è, si chiama il primo Donne di potere. Questo è uscito con le edizioni mediterranee e contiene una ventina di ritratti femminili che vanno dal 400 fino ad oggi praticamente. Donne che, come dicevo all'inizio, si sono fatte valere per, eh, come mogli come, o per nascita perché erano nate in grandi famiglie oppure per meriti propri, parecchie di queste per meriti, per meriti propri. Eh, quindi sono personaggi. Molto interessanti, adesso quindi avevo alcuni che non posso citarle tutte perché sono una ventina, però vi ve ne cito alcune tra quelle che mi hanno interessato di più. Uno è eh, una che ho chiamato La, la modella dei Botticelli, questa fanciulla, questa giovanissima signora che, della quale il Botticelli, che era, tra l'altro fu l'amante di. Di Giuliano dei Medici, il fratello di Lorenzo dei Medici, della quale però era certamente innamoratissimo il Botticelli che eh, viveva a Firenze e la, la vedeva, la frequentava, eccetera, e diede il suo magnifico volto a tutte le sue eh, figure femminili, figure femminili sia profane che religiose, la primavera. Eh, la Venere, le tante Madonne hanno tutto il volto di questa Simonetta Vespucci, che aveva, si chiamava Vespucci avendo sposato Marco Vespucci, che era cugino del famoso eh, navigatore Vespucci. Eh, Botticelli aveva la sua bottega a Palazzo Vespucci, quindi la vedeva sempre eh, e quindi è chiaro, si sa che il suo volto è quello di, di, questa, di questa donna che morì poi prestissimo, a 23 anni di... Eh, di tubercolosi, vivevano purtroppo tutte prestissimo. Ho parlato anch'io qui di Lucrezia Borgia, ho parlato di Caterina dei Medici. Caterina dei Medici, che è stata regina di Francia, eh, è stata la madre poi di tre re di Francia uno dopo l'altro. Ebbe dieci figli da, da, dal marito. Re di Francia, il quale marito, fra l'altro, la trattò sempre malissimo: nel senso che le fece fare dieci figli, però ebbe sempre una favorita che era la famosissima. Diana di Poitiers, una donna bellissima che aveva vent'anni più di lui, ma stupenda, e lui eh, fu, sempre, fu sempre innamoratissimo di questa donna e aveva accettato la Caterina dei Medici come matrimonio, naturalmente, di, di affari. E, tra l'altro la, il marito di lei fu quel famosissimo che, sovrano di Francia, che morì in duello, in torneo, anzi che in duello. Un quel torneo che era stato preannunciato da Nostradamus, Nostradamus era il medico di corte di Caterina, stimatissimo da lei e già allora faceva tutte le sue previsioni, pubblicavano ogni anno queste pronosticazioni, così le chiamavano, e in una di queste pubblicata quattro anni prima che il fatto avvenisse era annunciata la morte in duello, per morte atroce, eh, da un'arma un che sarebbe penetrata in un occhio e sarebbe penetrata nel cervello. E questo successe effettivamente, il re veniva ammonito di non partecipare a tornei, questi tornei tra l'altro erano durissimi e crudeli, quasi come le battaglie, e in questo torneo l'avversario del re, eh, dando continuare la sua lancia, si spezzò, una parte entrò attraverso, avevano la visiera naturalmente, attraverso l'occhio, attraverso l'apertura dell'occhio, entrò nell'occhio e, e, e lui morì. Quindi a questa terribile previsione di Nostradamus si... Si realizzò. Il re aveva appena 40 anni quando morì e, e lei fu reggente. Caterina fu reggente per i suoi figli. E poi, dopo uno dopo l'altro, tre di loro divennero re, uno dopo l'altro, nel senso che morirono in varie circostanze. Allora si moriva con grande facilità anche per malattie, eccetera. Fu una grande regina, ricordata come una grande, una grande regina. Un, un altro personaggio di cui ho parlato Madame du Châtelet, che è un, un altro personaggio che mi piace moltissimo, vissuta nel settecento, fu eh, una nobile, una grande dama parigina, fu amante di Voltaire, lei, marito e tre figli, ma non se ne curò molto, andò a vivere con Voltaire, il grande sapiente, il grande illuminista Voltaire, e donna di cultura, e scrisse eh, molte opere scientifiche, lei e tradusse. Eh, quindi lei si fece valere per il suo valore, proprio per la sua capacità, la sua cultura. Tradusse i Principi a Matematica di Newton, un'opera straordinaria. Tradusse in francese quest'opera, rendendola così dal latino in francese, rendendola accessibile a tutto il mondo culturale dell'epoca, che eh, parlava francese, tutto il mondo parlava in francese. E poi, e poi ho parlato anche di tante altre. L'ultima, in ordine di tempo, eh, Golda Meyer. Sono arrivata fino a lei, Golda Meyer, eh, che ha avuto un ruolo importantissimo nella formazione dello Stato di Israele. E ben Gurio la chiamava eh, l'unico uomo in Israele. L'unico uomo in Israele era lei. Io me la ricordo bene perché. Eh, sono, sono grande abbastanza da essere stata, aver assistito, insomma, al suo periodo, ma penso che molti che ascoltano probabilmente se la ricordano molto bene, ma grandissima, grandonna donna è stata veramente Goldame. E poi, insomma, parlo di tante altre, di queste donne di potere, ora se trovo l'indice da in qualche parte, vi dico anche qualche altro nome, è Madame de Pompadour, quindi ho messo anche delle, una favorita. Vittoria Colonna, come stavo dimenticando, Vittoria Colonna è una, una poetessa che è vissuta all'epoca di Michelangelo ed è l'unica donna che Michelangelo abbia amato, un amore platonico certamente, ma Michelangelo scrisse per lei delle bellissime liriche, un grande amore platonico fra loro. E quindi poi ho messo anche io Maria Antonietta, Giuseppina di Boarnet, che è stata la grande amore di Napoleone, Lady Hamilton. Eh, Margherita di Savoia, la prima regina italiana, Eleanor Roosevelt, qua ci avviciniamo ai nostri, ai nostri tempi, e infine Golda Meir, quindi una ventina di personaggi di cui eh, ho trattato. E poi l'ultimo libro, che l'ultimo nato è sempre quello a quale si vuole più bene e quale si ha l'impressione che debba essere difeso, questo qui è, è Madame d'Estelle, Madame d'Estelle ha scritto... La donna che cambiò la cultura europea. Questa è stata una gran dama parigina. Abbiamo parlato prima di Napoleone. Lei fu ostile a Napoleone, lei apparteneva all'altissimo rango eh, dell'epoca. Il papà era ricchissimo banchiere, ministro delle finanze di Luigi XVI, il re che poi fu ghigliottinato. Però prima di essere ghigliottinato, il re fece in tempo a licenziare. Il banchiere Necker, Jean, Jacques Necker, perché era liberale e cercava di, 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 di mettere a posto le, le finanze dello Stato che erano disastrose. Questo fu un motivo, uno dei motivi uno principali, probabilmente, della Rivoluzione francese. E lei era, era col padre, era d'accordo col padre, era una liberale, si ispirava all'Inghilterra, che aveva una monarchia costituzionale, non una monarchia assoluta come in Francia. Dopo la rivoluzione francese, la, tutta la sua vita si svolse, breve anche la sua 50 anni, ebbe una vita intensissima. Tutta la sua vita si svolse durante la rivoluzione francese, la sua vita da adulta, diciamo, e poi eh, tutta l'epoca di Napoleone. Lei si sposa durante la rivoluzione francese con questo De Stel, che è Eric De Stel, che era l'ambasciatore di Svezia in, in Francia, e quindi diventa Madame destel, nome col quale è famosa. Però il matrimonio andò malissimo, eh, si chiuse con un divorzio, nacque una bambina che morì dopo pochi mesi e poi lei aveva un primo amante, mi pare che una donna di grande amore, un primo amante, questo Narbonne, è un militare molto coraggioso. Figlio naturale, sembra, di Luigi XV, al quale apparteneva, Luigi XV era il sovrano che aveva come favorita la Pompadour, quindi era uno superfemmine incredibile. Luigi XV, e questo qui pare che fosse figlio di questa dama di, di corte e sua. E lei, Madame d'Estello, non fu da meno, ebbe da lui due figli che si chiamarono con nome di suo marito perché nacquero in costanza di matrimonio il marito pare che li abbia creduti suoi. Però contemporaneamente a queste vicende. Amorose, complicate, questa famiglia allargata che lei si era creata, e lei porta avanti il suo discorso politico, lei è una scrittrice famosa, scrive romanzi, testi di saggi, eccetera, porta avanti questo discorso politico di ostilità a Napoleone. E lei scrive questo suo grande libro che si chiama Il dell'Almagna, per scrivere il quale va in Germania, incontra Goethe, incontra Schiller, e scrive questo libro che... In grande difesa dei tedeschi e della cultura tedesca, in grande ammirazione della cultura tedesca che è moderna, in Germania nasce, sta nascendo il romanticismo mentre la Francia è ancora ferma a eh, canoni letterari eh, superati per l'epoca, pubblica questo libro. Napoleone, che leggeva tutto quello che lei scriveva sperando di trovarci delle lodi per sé che non trovava mai, manda, fa mandare al macero eh, tutte le 10.000 cose. E questo è un grandissimo dolore, però lei decide, perché dice il libro non è francese, il libro loda una popolazione, un popolo, quello un tedesco che Napoleone aveva vinto e che dominava e quindi non accettava lodi eh, di un popolo che, che lui aveva vinto e cercava lodi sé, che non trovò mai. Lei fu sempre contraria perché fin dall'inizio privide il... Eh, il dispotismo di Napoleone. Cioè Napoleone mise, uscì dalla rivoluzione, mise ordine in Francia dopo la rivoluzione, quindi creò di nuovo le condizioni perché la Francia potesse prosperare sia dal punto di vista economico che culturale, però poi si fece eleggere imperatore e quindi eh, lei previde questo, no? praticamente diventò di nuovo una monarchia assoluta. E quindi tutta la sua vita si svolse in questa battaglia contro Napoleone che a un certo punto addirittura l'aveva esiliata dalla Francia, per questo lei era andata in Germania per consolarsi e per fare questa ricerca sulla letteratura tedesca. Quindi Napoleone fa bruciare le 10.000 copie, manda il macero e lei giura, questa è la sua grande avventura che dirò in due minuti, giura che il libro sarà pubblicato perché a questo libro è affidata la sua gloria. E come fa a pubblicarlo? L'unica nazione libera da Napoleone era l'Inghilterra. Però in Inghilterra non si può andare via mare, sarebbe ben poco dalla Francia all'Inghilterra, perché Napoleone ha bloccato tutti i porti e lei è esiliata e dovrebbe starsene in Svizzera nella casa del padre, in questo castello di coppie che avevano. Allora lei decide che eh, andrà in Inghilterra a pubblicare il libro via terra e per andare via terra, pensate come si viaggiava allora con le carrozze, le strade di allora, passerà dalla Russia, dalla Finlandia, dalla, dalla Svezia, finalmente. un viaggio di migliaia di miglia, veramente fatto in carrozza, in fuggendo perché lei scappa, si allontana dalla eh, da Svizzera di nascosto. Nel frattempo, lei, vi dico anche qualcosa della sua vita sentimentale, molto complicata e molto libera. Ha avuto i due figli, poi aveva avuto un altro amante che è il, il letterato e politico Benjamin Constant, da cui ha avuto una figlia. Quindi tre figli intanto ha con sé, e poi la relazione con Costan finisce, e nell'ultimo periodo, quello che si avvicina a ciò che stiamo raccontando, lei ha conosciuto, lei ha 42, 43 anni, 44, conosce un ragazzo di 23, militare, coraggioso anche lui, eh, che non, non può più combattere perché ha la ferita ha una gamba in guerra non gli consente più di combattere. E questo si innamora di lei, diventano amanti e lei ha un altro bambino, a 46 anni. A un bambino da questo giovane di 23 anni, per il quale tutti questi vent'anni e più di, di, di differenza non contano niente, perché è una donna brillantissima, coltissima, intelligentissima, libera, coraggiosa, buona, con tante qualità, e quindi lei ha questo bambino di nascosto, riesce a nascondere a tutti la gravidanza. Appena nasce il bimbo lo dà a Baglia, una famiglia devota a lei, e poi mette in atto il grande progetto di andare a pubblicare il suo libro. E quindi immaginate questo lungo viaggio attraverso prima la Svizzera, poi l'Austria, poi il Tirolo, la Baviera, poi la Polonia e poi entrano in Russia, in Russia inseguiti dalla Grande Armata perché Napoleone sta intanto eh, realizzando la, la Grande Armata in Russia, l'aggressione della Russia che fu la sua rovina come tutti sappiamo. Quindi lei va di corsa col cambio dei cavalli, pericoli di tutti i tipi. E con la grande armata che ha 15 giorni di distanza, quindi lei tiene anche un avamposto della grande armata così. Lei arriva a, Russia, a Mosca ed è l'ultima occidentale a vedere eh, Mosca prima che i russi la brucino per fare terra bruciata, intorno a Napoleone. Da Mosca, dove è accolta dalla grande società, come sempre, passa a San Pietroburgo, dove incontra lo zar Alessandro, poi da lì via eh, mare raggiunge la Finlandia. E poi la Svezia, e poi finalmente l'Inghilterra. Tutto questo viaggio richiede più di un anno di tempo perché poi c'è ci cioè l'inverno, lei deve svernare, qualche, deve stare qualche mese in Svezia per il cattivo tempo. E finalmente comunque arriva in Inghilterra, dove il libro viene pubblicato dall'editore Jean Murray, che era il più famoso editore francese, inglese, quello che pubblicava anche Lord Byron e tutti i grandi, e ha un successo incredibile. Tutti sapevano, lei era una donna famosa, tutti sapevano che era ostile a Napoleone il quale nel frattempo aveva intrapreso la ritirata di Russia con i risultati che tutti sappiamo quindi la sua storia è in parallelo con quella di Napoleone il libro è un grandissimo successo viene tradotto subito in tutte le lingue e porta questa cultura romantica e anche le istanze risorgimentali perché lei era stata anche in Italia e quindi lei invita in questo libro sia gli italiani che i tedeschi che avevano situazioni politiche analoghe cioè fatte di staterelli l'invita a unirsi e a creare una nazione, quindi c'è anche questa spinta patriottica, eh, moderna, di libertà, di, di, di autonomia, liberarsi dai despoti, liberarsi dai tiranni e così via, quindi molto moderna, una femminista fra l'altro, i diritti delle donne e così via, e quindi intanto Napoleone cade, c'è cioè prima l'Elba poi Sant'Elena, e poi lei può, con Napoleone che non è più eh, imperatore, lei può ritornare a Parigi. Ritorna a Parigi, eh, però eh, poverina dopo a pochissimo tempo, perché ha 51 anni, muore di un, di un ictus. Eh, però ha avuto il suo grandissimo successo con questo libro. Quindi rimane questa figura di donna che a me ha affascinato, fra l'altro molto divertente. Ho trovato per scriverlo eh, epistolari dell'epoca, diari dei contemporanei di Goethe, di Schiller, di tutti questi personaggi. Mi e, e, è uscito anche delle cose, tra l'altro, molto curiose. Quindi ve lo lascio come, come simbolo, questa donna, come simbolo di autonomia, di libertà, di coraggio, di, di cultura. Veramente una donna straordinaria, secondo me, ancora di esempio oggi perché è difficile trovarne una così coraggiosa e così libera. E, come esempio, diciamo che ha avuto. Cinque figli da quattro padri diversi, ma insomma questo era un dettaglio nella sua vita. Era una gran dama che si poteva permettere questo ed altro. Nessuno l'ha mai giudicata per queste sue vicende. Gran mamma, fra l'altro, perché i figli si è sempre portati con sé, meno il piccolino che ha dovuto darlo a Baglia, che ritrova poi tornando eh, dall'Inghilterra, ritrova anche il piccino. Che poi fu allevato da, dalla sorella Bertina, figlia di Benjamin Constable, una famiglia molto composita. Ma nessun problema, non è un appannaggio nostro, c'erano anche allora e forse, forse anche di più. Quindi siamo arrivati alla fine della nostra carellata. Io vi ricordo i libri che vi ho fatto vedere. Questo qui è di Alessandra Necci: Al cuore dell'impero, Le donne di Napoleone, quelle della famiglia e quelle che lui ha amato e dalle quali è stato amato. Questo è un libro di Marsiglio, molto bello. Poi abbiamo parlato delle donne di casa medici, tutta la storia affascinante, del nostro, della nostra casa medici, una delle case più famose d'Italia, tutte le donne che sono nate in questa famiglia medici o che hanno sposato un Medici. Quindi è una, una lettura molto interessante perché ricostruisce naturalmente anche la Firenze e eh, tutta l'Italia dell'epoca. Poi vi ho presentato tre storie singole questi tre libri, avrei potuto presentare tanti altri ma non si può far tutto Stefan Zweig Maria Antonietta, secondo me la migliore biografia della sfortunata regina di Francia poi abbiamo fatto vedere Lucrezia Borgia Lucrezia Borgia di Maria Bellonci questa figura che va rivalutata certamente, certamente va rivalutata e Cristina di Svezia e il suo cenacolo alchemico di Anna Maria Partini questo delle edizioni mediterranee Infine vi ho parlato dei miei due libri dedicati alle figure femminili nella storia, cioè donne di potere, con queste 20 figure femminili dal 400 a oggi, tutte donne di potere proprio perché hanno avuto il potere. Come dicevo prima, o per nascita, o per meriti, o per matrimonio, o per cultura, però donne che hanno veramente avuto il potere. Molto diverse fra di loro, ma tutte ugualmente donne di potere, di forza. E l'ultimo, il mio ultimo nato, quello di cui vi ho raccontato la vicenda: Madame destelle, questa donna che cambiò la cultura europea. Quindi, questa è in tutte le letterature italiane, quando si parla di romanticismo, si trova il nome di Madame destel. Questo è delle edizioni Lindau di Torino, uscite veramente pochi giorni fa. Vi ringrazio tanto e penso che abbiamo reso onore in qualche modo alle, alle donne, alle figure femminili, in attesa di questo 8 di marzo in cui si celebrerà la donna, anche noi ne abbiamo parlato. Vi ringrazio e alla prossima settimana con un altro tema, perché, come sapete, ogni puntata è dedicata a un tema diverso, è monotematico, però ogni volta presentiamo più libri. Grazie e arrivederci.